perché insieme si possa riflettere su alcuni principi fondamentali, non solo della nostra Carta Costituzionale, ma soprattutto di quello che dovrebbe portarci, dei principi che ci dovrebbero portare al meglio vivere civile. Sapete che ci troviamo, e voi lo sentite dalla cronaca, ma penso che lo vediate ormai sulla vostra pelle, sotto vari punti di vista, in momenti storici particolarmente critici, dal punto di vista economico, e faremo degli incontri anche finalizzati a puntualizzare questa tematica, dal punto di vista sociale. Io avevo un collegio di oltre 200 docenti, perché si potesse lavorare facevo, così andavo avanti. Allora, vi stavo dicendo, quindi ci sarà un excursus di docenti, cerchiamo di coinvolgere veramente la base, che gli operatori, che la, diciamo, il personale più importante, senza togliere niente, nei dirigenti, negli operatori delle scuole sono i docenti, e quindi il CIDI rappresenta questa fascia anche. E poi c'è l'ANPI, anche lì è, lo scoprirete, è il nostro secondo relatore di oggi, è nel presidente, e anche lì è un'associazione che fa riferimento ai partigiani, e oggi parleremo anche della nostra storia recente, abbastanza recente, che ha dato poi l'origine alla nostra Carta Costituzionale. E poi vi racconteranno tutto, molte cose già le sapete, però è piacevole anche, penso, ascoltare da esperti certe informazioni. E non ultimo ma molto importante è l'Associazione Marsigliana, di cui qui abbiamo il presidente, il dottor Miniero. Avrete un sacco di informazioni, ma anche materiali laddove ne aveste bisogno, e molti di noi possono anche essere a disposizione vostra laddove ne aveste la necessità, e questo lo abbiamo già detto con i docenti che fanno parte del progetto, anche in itinere, l'asse, laddove ripeto aveste necessità. Buongiorno professore, si accomodi di nuovo. Allora, cosa noi organizzatori, che cosa vorremmo dirvi di molto molto importante? Noi intendiamo fare questi incontri come il classico incontro che si fa nelle scuole con il relatore. I ragazzi arrivano, si siedono più o meno come abbiamo fatto noi faticosamente, magari dormicchiano un poco, ascoltano quelli che sono più interessati, dopodiché finita la storia. Questo è invece un percorso che vuole vedere voi attivi. Noi siamo gli elementi in aggiunta, se possibile, alla vostra formazione, alla vostra riflessione. Per cui quello che vi chiediamo come organizzatori da subito è relax, cioè ascoltate ma con una mente attiva e pronta ad intervenire sempre, perché tutto quello che viene dai nostri esperti molto qualificati vi potrà aiutare poi a concludere questo percorso con la famosa tavola rotonda, di cui poi parleremo ancora perché avremo modo di incontrarci spesso e anche in vari istituti, nei vostri anche. E la tavola rotonda che sarà condotta da voi. Voi sceglierete la tematica su cui lavorare, quindi liberissimi, sceglierete i compagni che vi possono rappresentare, sceglierete la modalità. Potete utilizzare qualunque tipo di linguaggio, voglio dire, nel senso che riflettere, farlo singolarmente, leggerlo, il messaggio, utilizzare qualunque tipo di espressione. Strada facendo affineremo anche questo tipo di informazione. Io non voglio far attendere il professore che ci ha veramente, cominciamo alla grande proprio, ci ha veramente onorato della sua presenza, e non è la prima volta perché abbiamo avuto il piacere di incontrarlo anche lo scorso anno. Quindi che cosa proporrà? Prima di arrivare alla Carta Costituzionale
Che cosa è accaduto? Perché la nostra Carta Costituzionale è una sintesi fondamentale di tutti i cittadini italiani, qualunque fosse la loro formazione politica, sociale, e non mi dilungo ancora. Quindi completeremo poi la giornata con l'incontro con uno storico, il dottor Chignani. Il professore docente all'università, presidente della Fondazione Abruzzo, noi lo ringraziamo sempre perché aiuta moltissimo, moltissime scuole e anche le associazioni, anche economicamente, che è fondamentale, e anche presidente della Fondazione Maiella, Brigata Maiella. Grazie di essere con noi, passo la parola, se ha bisogno di qualcosa. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio tanto l'Istituto per l'invito e le varie associazioni che hanno promosso questo interessante ciclo di incontri di libertà e giustizia, l'ANTI, i CIGIA, certo, Centri Insegnanti Democratici, no? Iniziativa Democratica, degli insegnanti, comunque gli insegnanti c'entrano ancora. Ovviamente il programma è davvero impegnativo, molto qualificato, quindi complimenti anche per questa eccellente idea e proposta di lavoro. Gli argomenti sono ognuno una grande sfida per chi avrà il piacere di essere ospite vostro, che sarà costretto a riflettere e a ripensare per quanto possa essere esperto nei vari campi, a ripensare in maniera creativa e adatta a un modo di coinvolgere i giovani soprattutto su temi così difficili. L'argomento di cui vorrei trattare oggi riguarda la resistenza, la costituzione molto globale in una prospettiva storica, perché è stato dato un tema preciso. Sì. Resistenza, costruzione, un rapporto globale, una prospettiva storica, quindi ci vorrebbe un attimo di lezione, uno scuolo di studiosi, diciamo, è una grande impegno, una grande pazienza. Io ho pensato invece di restringere un breve intervento che farò, perché devo dire che io anche un pochino più la decenza domani via perché è una lezione, quindi mi stanno aspettando. Quindi per il breve tempo che ho a disposizione ho pensato di soffermarmi proprio sulle parole. Mondo globale, resistenza e costituzione. Partirei proprio da quest'ultima prospettiva. Sentite spesso parlare di globalizzazione, non senza preoccupazioni, anzi il più delle volte io arrivo alla immagine della globalizzazione accompagnata da proteste, rivendicazioni, critiche, persino angosce di persone e di comunità. Tutto questo vi devo dire subito che non costruisce una visione morale che mi convince, né il modo di riflettere, di pensare su un argomento che non si voglia o non si voglia, e comunque la nostra particolarità, che coinvolge le nostre vite, i nostri temi quotidianamente, è che se rappresentato solo in termini di denuncia, di negatività, costituisce l'alibi per non comprendere né perché siamo arrivati dove stiamo, con tutte le criticità che sono sotto gli occhi di tutti, né come poter immaginare il futuro per venire fuori nel modo più opportuno, soprattutto necessario per le nuove generazioni. Allora, facciamo subito un'operazione diretta. La globalizzazione non è un fenomeno storico recente o nuovo, inedito, che è quello che stiamo vivendo.
sempre nella storia dell'umanità c'è stata la globalizzazione, anzi la storia dell'umanità è una lunga storia di ricerca della globalizzazione. Dunque la globalizzazione di per sé e sì, non è un fenomeno negativo, ma la globalizzazione è l'aprire e l'aprirsi alle relazioni, alla scoperta di territori, di continenti, di altri popoli, di altre razze. E dunque, se vogliamo solo ripercorrere per grandi tratti la storia più vicina, quella più, vediamo, la storia del mondo occidentale, vediamo che cioè, dagli Assiri Babilonesi alla grande civiltà egiziana, all'età della Grecia, per romano e poi la lunga rincorsa sino ai giorni nostri, sempre comunque uomini e la storia di uomini hanno a che fare con fenomeni di globalizzazione. E dove sta però la differenza che dobbiamo assolutamente non sottovalutare ai giorni nostri? Che in precedenza le globalizzazioni erano accompagnate dagli eserciti, o nella migliore delle ipotesi qualche volta solo alla fine del 400, con le scoperte geografiche ci sono stati degli uomini più amanti delle grandi avventure, delle grandi epiche scoperte che si sono avventurati da soli a oltrepassare i limiti, i confini, ma subito dopo sono andati anche casi di serci, ci chiediamo, mi riferisco in modo particolare alle avventure, per esempio, di Colombo con la scoperta dell'America, comunque la sua spedizione era aiutata da una grande superpotenza militare qual era la Spagna dell'epoca, e poi subito è arrivato l'esercito della Spagna dell'epoca. Quindi le grandi globalizzazioni sono sempre state accompagnate dagli eserciti. Poi certamente sono state grandi globalizzazioni che sono state infrastrutturate con contenuti materiali e immateriali di civiltà, che siamo, all'età romana, che ha contribuito a far nascere la cultura della città che è urbana, che viviamo ancora oggi, con le grandi opere che hanno consentito di poter declinare l'organizzazione delle comunità in modo tale da poterle immaginare in una sorta di polsi permanente. E quindi tutto questo è la visione di infrastrutture per opere pubbliche, diciamo così, di aeroporti, di piazze, di edifici pubblici. E al tempo stesso di Roma, e quindi Roma inventa queste infrastrutturazioni materiali, ma inventa anche le regole. Per la prima volta nella storia degli uomini nasce il cosiddetto diritto positivo, cioè principi, regole con cui disciplinare il comportamento delle singole persone, il comportamento delle comunità, rispettando delle convenzioni, convenzioni concepite dagli uomini stessi, quindi non rinvii a principi religiosi, metareligiosi, il cosiddetto diritto naturale, le ispirazioni divine, ma regole di diritto concepite dall'uomo in quanto tale, perciò il diritto positivo, e quindi convenzioni che per essere tali potrebbero, sarà così, anche essere inventati, perché cambiamo la storia, cambiamo le condizioni, le stesse condizioni che sono introdotte negli uomini sono soggetti a cambiamento. Quindi vedo una grande rivoluzione globalizzante che afferma in termini di globalizzazione concetti esplosivi, rivoluzionari, assolutamente innovativi rispetto al progresso dei luoghi, fatto di opere civili materiali e fatto anche di principi materiali, qual è il diritto positivo. E abbiamo scelto dopo l'esperienza romana, la lunga cosa che ci porta a
ai giorni nostri, ovviamente sono posti in classe precedente, quanto ho anticipato pochissimo tempo, e qui io mi voglio soffermare sul massacro abitualmente trascurato e che trovo invece molto decisivo e risolutivo per capire la realtà dei nostri giorni. Ho fatto cenno alla scoperta dell'America, quindi nuovi continenti, cambia tutto, perché ogni orizzonte per gli stati, per i popoli, per il pensiero, per le dottrine, in un paese piccolo, veramente piccolo, che chiamiamo oggi paese, in realtà non era tale all'epoca, qual era la penisola italiana, oggi diciamo l'Italia, c'erano tanti articolazioni statali, tanti poteri frammentati, e tuttavia si afferma subito un'idea di incendio che diventerà patrimonio dell'umanità e quindi anche il suo pericolo di globalizzazione. In particolare quello che chiamiamo il nostro rinascimento, in realtà è una stagione importantissima che è adottata, sposata da tutti gli uomini e diventa l'incubazione di un rinascimento estesa all'intera storia degli uomini. Ma quali sono i vincoli di questa straordinaria rivoluzione che conosciamo tutti come rinascimento? C'è un pensiero nuovo, un'economia nuova e un concetto di estetica o la scoperta definitiva del ruolo dell'estetica, della bellezza nella storia degli uomini, certamente tutte e tre queste cose. Allora, sulla bellezza e sull'arte sappiamo moltissimo e giustamente anche nei programmi scolastici ci si sofferma particolarmente su questa stagione, però con meno di ombre, con meno di quello che fa capire a tutti e socializzare, divulgare il ruolo dell'arte e questa straordinaria stagione di grandi artisti che restano nella storia di tutta l'umanità per sempre, che sono nati in Italia, che hanno operato in Italia in quegli anni. E quindi la bellezza diventa cittadina a tutti gli effetti nella vita delle comunità e in quanto tale contribuisce al bene, alla conoscenza e al bene degli uomini. Ma ci sono principi nuovi con il Rinascimento che sono risultati per i nostri giorni relativamente al modo di concepire il fare l'uomo. E in quegli anni nasce il principio dell'impresa, e cioè un soggetto giuridico che diventa personale e che rende indipendente l'avventura dell'attività economica dalle storie anche riferibili ai cicli di vita di chi è coinvolto negli medesimi. Che voglio dire? Voglio dire che con il Rinascimento il diritto positivo che vengono diventate proposte umane trova per la prima volta nell'economia la possibilità di definire i cosiddetti soggetti enti con definizioni di personalità giuridica, e qui si chiama il diritto. Ci sono enti che si riferiscono a avere personalità giuridica, che nel dire personalità giuridica diciamo che sono diverse, diciamo, da voi tutte per andare, ma qui ci immaginiamo la mattina che siamo, abbiamo le nostre carte di identità, eccetera. Personalità giuridica significa che hanno una definizione, un'autonomia distinta, diversa dalle nostre storie. E quindi nascono le società. In quegli anni, ve ne cito alcune, nascono degli enti morali, quali i monti di pietà, le misericordie, le carità, su iniziativa della Chiesa cattolica, ma per fare cosa? Per aiutare le iniziative economiche delle popolazioni, soprattutto dei deboli, che nei momenti di
calamità naturali, diventarono vittime della povertà e vittime definitivamente della povertà, perché il mondo del lavoro è un mondo fatto di contadini, e la materia più importante di contadini, la risorsa più importante dei contadini a quell'epoca era data dalle sementi con cui i contadini si garantivano i raccolti per sopravvivere, ma anche per poter inseminare, quindi garantirsi nel corso del tempo quei risultati delle annate agrarie che consentivano loro, cioè la mia famiglia, la comunità, di poter sopravvivere sotto condizioni sempre difficili nel corso del tempo. Una calamità naturale che cosa comportava? Comportava anche il raccolto, quindi non solo la difficoltà di sopravvivere con l'anno, con i mesi particolari, ma l'impossibilità per poter disseminare e quindi per potersi rimettere nel ciclo virtuoso e ordinario della vita economica e della vita ordinaria. Tutto questo quindi dava luogo al fenomeno della povertà inimmediabile, al cosiddetto trappolo della povertà, che essere tale vuol dire una volta decisa di avere, non se ne poteva più uscire fuori. Allora ci sono queste riflessioni, questi eguati. Un esempio è il Monte Frumentario, per cui nelle stagioni buone i contadini accantonavano, ammassavano un po' delle sementi, considerando in eccesso rispetto alla necessità di pura sopravvivenza, e qualora si fosse andato incontro negli anni successivi, nelle stagioni successive, a tale calamità, allora si poteva accedere a questi monti frumentari, a questi luoghi di ammasso delle sementi, per poter disegnare. Capiamo che tutto questo dà luogo a una terzietà, a un luogo terzo, perché l'accantonamento, l'ammasso, la riserva, diciamo così, delle sementi, ciascuno avrebbe potuto farlo in proprio presso le proprie poverissime all'epoca abitazioni. Però immaginiamo tutti che quando si era di fronte alla fame vera, e quindi alla sofferenza quotidiana di sopravvivere, la tentazione di utilizzare i semi che casomai si era pensato di accantonare in previsione delle calamità o delle stagioni felici, la tentazione di utilizzare la forte spesso veniva utilizzata anche gli accantonamenti presso le proprie abitazioni. Allora, per evitare queste tentazioni, queste distruzioni, c'è la nascita di questi nuovi terzi, luoghi dove si ammassa. Ma luoghi dove si ammassa ci volevano anche regole per gestire questi luoghi, ci volevano delle persone responsabili, ed ecco come nascono i soggetti con personalità giuridica autonoma, terzi, che dispongono, gestiscono, governano l'attività economica a prescindere dalle storie personali di ciascuno. È una convenzione di uomini, non è questa iniziativa che deriva da un'ispirazione divina, teologica, è un modo paradossale proposto da una chiesa che pratica principi teologici, ma in realtà contaminata dai principi del diritto positivo che la grande civiltà romana aveva segnato ovunque. Bene, oggi il mondo occidentale vive di economia di mercato e di economia globalizzata, dell'esistenza di questi grandi soggetti che sono imprese, le compagnie, tutti conoscete Google, che cos'è Google? Google è un soggetto giuridico, è l'ente che ha una personalità giuridica, ha dei proprietari, ha un consiglio di amministrazione, un presidente, è quotato in borsa, quindi opera su vasta scala qualitaria, a prescindere da chi né dipendente in quel momento, da chi vi lavora in quel momento, in quel giorno, in quelle settimane, in quei mesi, in questi anni. E quindi questa è una grandissima sorpresa. Tutto questo, che ribadisco, nasce e si afferma in maniera significativa nel nostro rinascimento, trova una codificazione di principi definitiva e progressiva a noi tutti con la rivoluzione francese, perché e con la rivoluzione francese che poi si stabiliscono i grandi principi inderogabili per i protagonisti di questo mondo nuovo di fare economia e di vivere la civiltà. Però prima della rivoluzione francese, noi tutti sappiamo, tutti
parlo di Londra, succede che c'è una scuola di pensiero che coinvolge l'intera Europa, che costituisce un'incubazione della rivoluzione francese, spesso trascurata, che ci torna adesso nell'attualità. Abbiamo nel 1776 la completazione della ricchezza delle nazioni, nel Regno Unito, e che costituisce, a mio giudizio, la costituzione economica della globalizzazione di Stati Uniti. Su questo torneremo subito. È poco valorizzata adesso, che ha avuto un grande ruolo in quegli anni, e che infatti da una triangolazione, perché se dobbiamo una triangolazione di personalità, che va da Cesare Beccheria a Antonio Genovesi, a il nostro conterraneo che è Giacinto Traguetti dell'Aquila. Che cosa pensano queste tre personalità? Abbiamo dei diritti e delle pene di Beccheria, che è il manifesto che sancisce i principi irreversibili che riconosce la pena degli uomini che trasgrediscono alle regole, ma anche disciplina queste pene, volontarie da rispettare i principi umani universali, cioè il diritto alla vita, il diritto alla dignità, il diritto a potersi anche emendare e a poter recuperare una dimensione di condivisione del rispetto delle regole di convivenza. Sapete che Beccheria è contro la pena di morte, e vedete quanti anni e quanti secoli ci sono ancora con lui, perché questo principio diventasse patrimonio di quasi tutta l'umanità, perché dobbiamo dire che ci sono ancora alcuni stati dittatoriali che non condividono ancora il principio dell'abolizione della pena di morte. Ma al tempo stesso questo straordinario manifesto di civiltà giuridica sarebbe mutilato nella sua interpretazione se non letto insieme a dei premi e delle virtù, un altro padre dovuto al nostro Dragonetti, Giacinto Dragonetti, che viveva a Napoli, che cadde a Milano, Dragonetti a Napoli, il quale, come vedete, fa un po' da rima e da contrappunto al tutto del libro di Beccheria. Il libro di Dragonetti si chiama Dei premi delle virtù e viene pubblicato solo 2 anni dopo dei diritti delle pene di Beccheria. Che cosa dice il breve Dragonetti? Cioè, attenzione, ci dobbiamo preoccupare molto non solo delle modalità più civili di somministrare le pene, ma delle modalità più incentivanti per somministrare i premi, perché la vita delle persone va scoraggiata nella tentazione dei diritti, nella provocazione dei diritti, e invece va incoraggiata nella vocazione a poter essere virtuosi e quindi essere premiati, incentivati per essere sempre più virtuosi. Ora, questo pamphlet di Dragonetti, lo voglio dire perché non è noto, in realtà resta tuttora uno dei testi italiani più tradotti al mondo, è stato a lungo il testo delle scienze sociali più editato nelle varie lingue del mondo, con ripetutissime edizioni, e poi offuscato per un paio di secoli, soprattutto nella cultura italiana ed europea, a contare che tuttora ed oggi poter dire, sostenere e invocare che il merito deve essere deve ricevere un'attenzione continua, quotidiana, premiante,
perché attraverso il merito del docente del mio lavoro si riconosce la dignità umana, ma si contribuisce anche a perseguire il benessere più generale dell'intera comunità. Sul merito si è voluto così buttare un'ombra, quasi nasconderla, ma si può anche capire, perché per lunghi decenni la storia europea dopo la rivoluzione francese è stata una lunga storia di conflitti sociali imposti dalle convenzioni storiche dei vari momenti, che vedeva intere categorie sociali impugnate dalle relazioni economiche e non solo, e quindi si doveva conquistare principi di libertà, di dignità, codificati in contratti di lavoro o in norme di legge. È chiaro che quando si utilizzano grandi categorie, allora la classe operaria di diritto A, oppure gli artigiani hanno diritto A, oppure recentemente giustamente le donne hanno diritto A, è chiaro che per grandi categorie, quando si ragiona per grandi categorie, si trascura, anche quando non si vuole, in effetti, davvero, il fatto che comunque il merito è sì riconducibile anche a grandi categorie, ma nell'ambito delle categorie poi c'è la condotta delle persone, che è il fondamento di qualunque definizione di comunità. Vado a Genovese, l'altro pilastro della tribolazione italiana. Genovese, Antonio Genovese, anche in napoletana di scuola pre-comunistica, teorizza in comunità, e l'autore, proprio questa è una curiosità, Antonio Genovese è l'autore del primo libro di economia al mondo, che si chiama proprio così, Principi di economia politica. E anche il primo professore di economia al mondo. Prima di Genovese non esisteva al mondo, uno pensa che forse è stato in Gran Bretagna che è stata inventata per la prima volta una cattedra di economia, no? Ma per la prima volta si vede una cattedra di economia in Italia, a Napoli, all'Università di Napoli, il primo titolare di ciò che è Antonio Genovese. Che cosa teorizza Antonio Genovese? Antonio Genovese dice che il benessere delle persone si realizza non solo soddisfacendo i bisogni proprio materiali, quindi soddisfacendo l'esigenza di nutrirsi, l'esigenza di abitare decorosamente, poter avere il diritto alla salute e così, ma attenzione, c'è un'altra dimensione che è imprescindibile per definire il benessere delle persone, che è il sistema delle relazioni tra persona e persona, tra comunità e comunità. Per cui c'è una categoria di beni, dice Genovese, che non fate di beni materiali, cioè quaderni, pane, frutta, banchi, sedie e così via, ma c'è una categoria di beni che è la peculiarità, la proprietà di essere beni immateriali, che sono i cosiddetti beni relazionali, che sono non meno importanti, ma più importanti dei beni immateriali. In breve, vi ricordo una sorta di metafora, cioè ubriacarsi, per esempio, quindi l'euforia di ubriacarsi potrebbe dare a qualcuno qualche benessere, qualche soddisfazione, non ve lo consiglio naturalmente, non ve lo consiglio. Però anche il semplice fatto di ubriacarsi, se uno lo fa da solo, in una capanna isolata, nessuno lo sa che ti sei ubriacato, qual è la soddisfazione? La soddisfazione sarà il fatto che tu, ubriacandoti, altri ti vedono e ti disprezzano, ti apprezzano, condividono, condividono, cioè la soddisfazione, l'utilità, il benessere è tale se è percepito anche da altri, condiviso o avversato, comunque se è in relazione con altri nostri simili. Allora, senza questa categoria di beni, cosiddetti beni relazionali, non sarebbe possibile immaginare
del benessere delle persone singole o delle comunità. E questo è rivoluzionario, è rivoluzionario perché, adesso andrò rapidamente a conclusione, è rivoluzionario perché uno dei fondamenti della nostra contemporaneità e della globalizzazione è capire, spiegare e possibilmente creare modelli di governance adeguati per presiedere al grande fenomeno sconvolgente che è la contemporazione della globalizzazione ai giorni nostri. Queste tre opere genovesi, Dragoletti e Carigliani vengono proposte, concepite proposte nei primi anni della seconda metà del Settecento. E poi abbiamo nel 76 un ricordato con l'apoteosi, la pubblicazione della Notizia delle Nazioni di Adam Smith, che è l'altro grande pilastro. Se li leggiamo insieme e li mettiamo insieme questi pilastri, che cosa abbiamo di fronte? Abbiamo una possibile sovrastruttura alla vita degli uomini fatto di regole volte a punire chi si allontana dalla luce osservanza, ma a punire con città e con il convincimento che chiunque può essere recuperato al bene comune. Regole volte a premiare, attenzione, ci deve stare un'attenzione particolare al merito di comportamento delle persone. Poi c'è la sottolineatura esplicita che comunque le relazioni costituiscono il bene primario che dà vita al benessere dei singoli e delle comunità che leggono essi, e c'è Adam Smith, su cui ancora non dico molto, me la proverò a cavallo con un punto. Adam Smith che dice che c'è una sorta di mano invisibile nelle attività economiche che governa l'attività economica, per cui se ciascuno si comporta con razionalità e coltivando i propri egoismi, si afferma il bene comune. E come dire, diremo oggi un linguaggio più comune derivante soprattutto dal lessico utilizzato dai grandi mezzi di comunicazione, è quello che potrebbe indicare come fondamento della concorrenza esasperata, del comportamento individualistico, degli egoismi, e per cui coltivando l'individualismo e l'egoismo, il massimo di libertà individuale, se tutti però facessimo così con razionalità, quindi osservando le regole, nel caso delle regole, sommando i comportamenti di tutti avremo i beni tutti, quindi per essere tutti. Ora, con tutte le possibilità e con i profili critici, quindi questo manifesto che abbiamo scritto, che anche questo è una sorta di manifesto della comunità, questo manifesto che abbiamo scritto, se letto da solo, senza la teoria dei beni relazionali di Genovesi, e senza la cornice delle norme che disciplinano i diritti, le pene e i premi di Beccaria e di Dragoletti, diventa che cosa? Diventa l'anarchia del conto. Cioè il saper fare e lasciar fare comunque a tutti qualunque cosa, perché così facendo si raggiungerebbe il bene comune. In realtà non era neanche l'intenzione di Smith sostenere questo, che voleva soltanto contribuire al suo solidissimo pensiero, l'atto teologico, e di nuovo perché una sorta di provocazione, voleva soltanto contribuire a sostenere che la nuova condizione storica per cui diventava un nuovo terzo anche il mercato, cioè dove gli uomini realizzavano gli scambi, e questo luogo terzo doveva essere rispettato
reso autonomo, doveva essere declinato con i principi di libertà. E da lì nasce il liberalismo, che è una scuola di pensiero politico che diciamo, sopravvive anche ai nostri giorni. Ora, questo modo di fare è interessante. In realtà tradisce in qualche modo quella che era stata la avanzata della globalizzazione, che in luce si è affermata solitamente con tanto libero e con il rinascimento italiano. Perché fino a quel momento, pur accondiscendendo l'affermazione di diritto positivo, la stessa affermazione veniva accompagnata dalla proposta di regole che si dovevano rispettare e che poi trova l'Italia e in particolare di maggiore interpretazione. Con il manifesto di Adam Smith in realtà si aveva una sorta di economicismo senza principi morali. È un po' paradossale perché la interpretazione di Adam Smith è l'ultimo capitolo di un programma di ricerca che lui aveva portato avanti nell'ambito di un trattato sulla morale, perché Smith era un moralista, era un filosofo moralista. E la ripresentazione è diventata il quarto tomo di un trattato più elaborato, più sistematico, dedicato alla morale. L'economia che nasce con una verificazione della morale dovrebbe far riflettere, invece si è provato a farlo vivere da sola, senza rispetto di principi morali, per un periodo lungo di alcuni secoli, fino ad arrivare alla nostra esperienza della possibilità di globalizzazione. Cosa succede con la nostra esperienza? Succede che con la rivoluzione elettronica, con la information communication technology, con la cosiddetta new e-commerce, che si afferma a partire dagli anni di marzo dell'ultimo secolo, salta tutta la regolamentazione dei sistemi economici. Fino a quel momento noi abbiamo i cosiddetti stati-nazione che nascono con l'illuminismo francese, perché l'illuminismo francese dice i popoli hanno diritto a essere liberi, così come le persone, c'è il famoso manifesto, la terza universale dell'uomo, che verrà convertita dalle Nazioni Unite nell'immediato secondo momento. Prima di questa dichiarazione si dice che l'attività economica debba essere esercitata senza essere accompagnata dal rispetto delle regole. Con la globalizzazione attraverso l'ICT, Information Communication Technology, succede che gli stati-nazioni vengono superati, mentre fino a quel momento nelle relazioni internazionali ci sono gli accordi bilaterali e multilaterali, quindi c'è una vera politica estera che si incardina sui principi di relazioni internazionali fatte di accordi fatti da stati che scrivevano singoli popoli, e poi c'era la sovrapposizione tra stati e nazioni. Con la rivoluzione informatica i confini geografici vengono superati, e vengono superati perché nulla e nessuno più in grado di coordinare giusto che sta governare la rivoluzione in economia, in generale con la rivoluzione dell'innovazione tecnologica che trova nella costruzione informatica i dominio di funzioni. C'è una
modifica genetica, per cui c'è il prima e c'è il dopo. E questo è soprattutto vero per la globalizzazione. Mentre prima la globalizzazione poteva essere reggimentata, in quel momento accompagnata dagli eserciti, poi da delle regole. E io non le regole di questa dimensione che nelle loro relazioni internazionali danno luogo a partenariati, ad accordi bilaterali o multilaterali. Con la rivoluzione informatica, come vedete, nessuno più dice ho fatto un accordo bilaterale con la Cecoslovacchia, oppure un accordo bilaterale con il Messico. O ci sono siti internazionali di governo mondiale che riescono a interpretare e a provare a facilitare una nuova realtà, oppure non c'è accordo bilaterale e multilaterale che tenga le cose, perché bisogna disciplinare le conseguenze della rivoluzione informatica avvenuta con l'ICT. Abbiamo l'accesso gratuito alla maggior parte delle informazioni, per cui anche dal punto di vista del diritto, fino alla rivoluzione informatica era prevalente il diritto positivo di proprietà, per cui l'attività produttiva veniva condizionata da chi era la titolarità del diritto di proprietà e il fattore produttivo. E allora immaginate nel mondo, anche con riferimento ai grandi stati, chi aveva più miele, chi aveva più territori fertili, chi aveva più pozzi di petrolio, era più avvantaggiato perché più favorito nella possibilità di utilizzare i fattori produttivi naturali per lo sviluppo, la crescita dello sviluppo e quindi per il progresso economico. Quindi il diritto di proprietà che diventa gli stati e poi nell'ambito di ciascun stato c'erano i diritti di proprietà, c'erano la classe di capitalisti che era proprietario del capitale, spesso capitalistico, fatto di patrimoni, di latifondi, di torri, di catene di montaggio e quant'altro, di laboratori chimici e quant'altro, che diciamo, questi diritti di proprietà erano fondamentali del nostro centro dell'attività. Con la rivoluzione informatica non è più vero questo, non è che scompare tutto questo, l'improvviso chi era proprietario non scompare dalla storia, poi chi proprietà scompare dalla storia, non è, sopravvivono queste esperienze, sopravvive il ruolo del diritto di proprietà, comunque lo si inibi a livello internazionale, a livello di ciascuno Stato e poi riferimento a ciascuno. Però fateci caso, sempre più è importante il diritto dell'accesso all'informazione. E maggiore è il riconoscimento del diritto di accesso, e maggiore si consente la diffusione del diritto di accesso, e maggiore si favorisce la diffusione del diritto di accesso, più le economie sono sane, più ci sono dinamiche di crescita e sviluppo, più rapidamente si definiscono anche i diritti e doveri dei singoli cittadini e persino più si modifica, non sempre in senso virtuoso, ma comunque si modifica il principio cardine della democrazia che finora ha trovato nelle costituzioni degli stati nazionali la maggiore disciplina. Immaginate per esempio cosa è avvenuto nel rapporto tra la Cina e gli Stati Uniti relativamente all'utilizzo delle scoperte scientifiche e tecnologiche proprio in materia di ICT, di information communication technology. Che cosa è avvenuto? È avvenuto che gli Stati Uniti e la Cina fino a 15 anni fa, 94, 20 anni fa, non aderiva nemmeno all'organizzazione mondiale che presiede la disciplina dei commerci tra gli Stati del mondo.
al World Trade Organization, di guarda il sito di questo luogo per che l'India attua questa disciplina internazionale delle relazioni con la Cina. La Cina non può venire perché chi chiarisce deve rispettare anche le regole. Si deve, per esempio, sul tema, avrà dovuto rispettare la disciplina internazionale in materia di brevetti e di diritti di autore. La Cina non rispettando, non aderendo a queste regole, o quanto vi ha detto, ha chiesto di potersi adeguare con pene lunghissime, un limite di 5 anni, che cosa fa? Ha copiato, nettamente copiato, le scoperte tecnologiche che avvenivano nella Silicon Valley e le ha trasmesse, importate, più o meno legittimamente, illegittimamente, nel proprio Stato. E oggi è diventato uno dei paesi produttori di nuove tecnologie, più importanti al mondo, fino al punto che la nuova generazione di tecnologie informatiche, quelle che arriverà sul mercato tra 5-10 anni, tutti gli analisti dicono che avrà il brand cinese e in più americano o europeo. Perché? I cinesi sono riusciti negli ultimi 5-6 anni a realizzare investimenti giganteschi nelle attività di scoperta sulla materia che nemmeno la grande potenza economica degli Stati Uniti è riuscita a fare. Tutto questo dice che ormai le barriere, i confini geografici, amministrativi degli Stati non valgono più. Non condizionano come avevano condizionato prima della rivoluzione informatica. La Cina che cosa ha fatto nel copiare? Che cosa ha fatto? Mica c'erano proprietà di cui possessarsi, cioè miniere da occupare militarmente o pozzi di petrolio da occupare militarmente. Non c'è la conoscenza di cui ha preso. Conoscenza che rinviene di simile, non è un asset produttivo materiale, ma è un fattore produttivo immateriale. Allora, sui fattori produttivi immateriali, il gioco è in termini di accesso, non in termini di proprietà. Quindi il diritto positivo fa un salto logico irreversibile e rivoluzionario. Vale sempre meno, non scompare, ribadisco, non scompare, ma vale sempre meno il diritto di proprietà. Vale sempre di più il diritto di accesso. Ma tutto questo ormai mette nelle stesse condizioni sterminati popoli del mondo, tutte le nuove generazioni in contemporanea, si dice in tempo reale, e tutti in concorrenza, tutti in concorrenza tra di loro, e che in assenza di una definizione delle regole, e va da molto vaccino, quindi delle costituzioni, è difficile poter fare in modo che tutto sia virtuoso e che i rischi delle perversioni siano ridotti al minimo. Non sono mai eliminati i rischi delle perversioni, però quantomeno ridotti al minimo. Se dobbiamo imparare dalla storia, cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che per molti secoli la globalizzazione che è avvenuta fino all'inizio degli anni 90 del secolo scorso, nelle due grandi stagioni, per un lungo periodo è stata accompagnata dalla forza dell'esercito, per un altro periodo è stata accompagnata dalla civiltà nascente del diritto positivo esteso dai popoli e dai cittadini. E a livello internazionale tutto questo è stato declarato con gli accordi commerciali o politici, bilaterali o multilaterali. E con la rivoluzione tecnologica e informatica, cambiando nel DNA la definizione dei sistemi sociali ed economici, come ho detto per l'energia che la storia ha parlato, diventando il diritto di accesso prevalente, sempre più prevalente rispetto al diritto di proprietà,
o si va nella direzione di una nuova regolamentazione di questa relazione. Nel capo a chi? Se tutto è diventato romanzato, se il pianeta è diventato un piccolo villaggio, si dice, un solo piccolo villaggio, o si va nella direzione di far nascere un governo del villaggio e quindi una sede istituzionale che dia delle regole e imponga il rispetto delle stesse all'interno del villaggio, oppure prevalgono le perversioni e quindi nascono nuovi gravissimi squilibri e ingiustizie nel mondo, o nelle relazioni tra generazioni, o nelle relazioni tra popoli, o nelle relazioni tra singoli, individui, persino nelle relazioni di genere e di razza. E da questo punto di vista allora la nuova sfida è veramente quello di credere che il meno piccolo che è sempre finito per tornare indietro, ma è la presa d'atto di una realtà sempre più integrata, sempre più globalizzata, che è il palcoscenico inevitabile di un impegno soprattutto per le nuove generazioni, che dovrebbe costituire il tema da attenzionare nelle iniziative di governo per far nascere finalmente quelle nuove istituzioni internazionali in cui tutti i popoli hanno bisogno. Con riferimento a, per esempio al nostro Stato e all'Europa a cui apparteniamo, allora si può pure dire che l'Europa è contro, che tutto, che bisogna tornare indietro, che bisogna eliminare l'euro, che bisogna uscire dall'Unione Europea. E è esattamente vero il contrario, cioè l'Europa è nata con un grande sogno dalla resistenza, e poi arrivò a conclusione questo negli ultimissimi di mese, l'Europa è nata con un grande sogno dalla resistenza, e solo che bisognava tradurlo in concretezza questo sogno. Come doveva essere questo sogno? Doveva dare vita agli Stati Uniti d'Europa, come proponeva un grande padre della Italia Unita, che era Mazzini. La grande sfida era fare gli Stati Uniti d'Europa. Tutti dimenticano invece che nel momento in cui nato l'euro e nei trattati per far nascere l'euro si dice tanto che si doveva dare vita rapidamente alla Costituzione europea, oggi tutti i critici d'Europa sono d'accordo che la Costituzione europea poi è stata impedita che nascesse proprio a metà del primo decennio del nuovo secolo. C'è stato il referendum francese, sì. Al massimo, prendere atto di quello del momento
investito da tutti i psicologi. E quindi è importante conoscere lo Stato anche dal punto di vista etico. Come il governo, cioè come reagisce il governo per la parte etica? Senza il mano morale, il morale e l'etica vanno a braccetto, perché il morale può esistere senza l'etica. Ho richiamato la concezione dei beni nazionali di Genovesi non a caso, perché con quella concezione si deve ammettere risolutivamente che non ci può stare buone comunità se non si coltivano anche belle, buone e belle relazioni tra le persone, le comunità, vogliamo dire anche di più, anche con un linguaggio un po' più antiquato, anche relazioni sociali, belle, buone relazioni sociali, perché tutto questo contribuisce alla possibilità di coesione sociale, e la coesione sociale che è permeata di etica, non può esistere una coesione sociale se non c'è rispetto dell'etica, altrimenti sarebbe soltanto esattamente l'opposto, sempre il conflitto, invece la coesione e la presa d'atto delle diversità anche di opinioni, di vedute, di bisogni, di aspirazioni, ma tutto poi nella direzione della costruzione si fa vivere, quindi tutto nella direzione della costruzione della coesione. La coesione è un fattore di crescita economica fondamentale. Perché il nostro Mezzogiorno d'Italia è meno sviluppato, per esempio, del Nord Italia? Ma pensate davvero che tutto questo avviene perché è più povero? Più povero di cosa? Adesso abbiamo detto che la nuova economia è maggiormente spiegata dai fattori produttivi immateriali. C'è un grande economista, però faccio un po' di mestiere, c'è un grande economista che ha preso un premio Nobel alcuni anni fa, che ha dimostrato con studi approfonditissimi che la nuova ricchezza che si produce annualmente a livello mondiale solo per il 20% è spiegato dalla disponibilità dei fattori produttivi fisici, materiali. Invece l'80%, dice questa grande economista, è indice della nostra ignoranza. La gli stessi economisti hanno fatto grandi passi avanti nel loro studio e adesso con altri economisti, in particolare con il premio Nobel che è la Mattia Sen, si è riusciti a dimostrare che quell'80% non spiegato dei fattori produttivi materiali, indici di nostre difficoltà, di nostre ignoranze, fa riferimento a cosa? Alla conoscenza, alla dimensione etica, alla dimensione morale, ai beni relazionali nel senso di Genovesi e quindi ai fattori di coesione sociale. Per intenderci, se c'è troppa malavita non c'è coesione sociale, capiamo che è esattamente l'opposto della coesione sociale. Allora, nel Mezzogiorno d'Italia è scientificamente dimostrabile che nei territori, nelle province, nelle città, nei comuni dove c'è maggiore densità di malavita, c'è il minore sviluppo economico e dunque, come vediamo, le cose confliggono con l'etica, la morale, senza l'economia, senza l'etica e senza la morale non può neanche essere concepita. Ma sottolineo ancora, ma così era fino a che è nata la scienza economica moderna, perché Smith lo ha proposto, la nascita, la ricchezza della nazione l'ha spiegato, sì, accattandosi con il concetto della mano invisibile, ma la mano invisibile aveva dietro gli altri tre toni che erano toni sulla morale. E dunque la libertà personale non coniugata con l'etica, la morale e quindi con i principi di coesione, che per come la penso io, quindi mi alzavo a sottolineare un pensiero mio personale, per come la penso io, deve essere codificata, non può essere messa solo ai comportamenti volontà delle persone, ma deve essere codificato in un ordinamento positivo affinché le regole siano chiare a tutti
e ognuno deve impegnarsi a rispettarle. Ecco, però le regole devono sempre prevedere, sempre prevedere, che poi non tutti siamo sempre uguali, siamo uguali nei diritti, ma poi ci può stare anche la fortuna, la sfortuna, ci può stare la disavventura, ci può stare la malattia, ci può stare la sofferenza, ci può stare l'inimità dovuta a chissà e a quanti fattori. Allora tutte queste cose, se non trovano un'attenta dedicazione etico-morale nel modo di fare quello che comunità, non può esistere la comunità. Ma tutte queste cose, la cosiddetta costituzione materiale delle democrazie, tutte queste cose devono trovare legittimazione nelle norme costituzionali che fino a 15 anni fa, per conseguenza della grande rivoluzione francese, erano norme codificate in moltissime costituzioni, almeno degli stati più evoluti, più avanguardi e più democratici del mondo, in modo particolare in quello che è stato e continua a essere ancora un grande faro di democrazia e di libertà, con tutti i limiti e i difetti, ma che è nata così, continua a essere così, che è anche la più grande fabbrica di protezione di cittadini, come è stato definito recentemente da un brillantissimo nostro giornalista che ha avuto appena qualche giorno fa la cittadinanza degli Stati Uniti, e che quindi gli Stati Uniti sono questa grandissima esperienza, questo grandissimo faro di libertà costituzionale. Però da 15-20 anni, da 15-20 anni le costituzioni diventano costituzioni sovranazionali, e quindi la più unita che di per sé è già piccola nei grandi equilibri del mondo, oppure prevalgono gli antichi, le anarchie, che ormai questa modifica nel DNA dei sistemi economici dovuta alla grande rivoluzione informatica impone come processo irreversibile. Che potete scaricare dal sito del CIVI, alla quale potete partecipare presentando voi stessi delle attività che sono delle biglasse. Passo, credo, adesso subito la parola al dottor Enzo Fignani, che come tutti sapete, immagino, è il direttore della Biblioteca Provinciale, oltre che essere uno studioso attento della storia, e quindi ci inquadrerà la Costituzione nella storia e non solo. Allora, ragazzi, buongiorno a tutti. Che ore sono? Non so se ci ricordiamo. 11 o 4, già 10. Allora, prometto che cercherò di non farvi annoiare, forse in istanti, ma non perché chi mi ha preceduto sia stato pesante, è oggettivo che dopo un po' di tempo l'attenzione calma, quindi si sta anche normale, però stanno qui a cercare di farvi risvegliare l'interesse, e prometto anche, se è possibile, di condensare in breve tempo ciò che vorrei dire, perché se ne dovrebbe parlare per ore, insomma proverò a provarci, come dice Bart Simpson, vedete Simpson? Ma che sì, cioè è famoso perché dice sempre così, vabbè, proverò a provarci, non so se ci riuscirò. Questo progetto nel quale siete tutti coinvolti, se vi è stato spiegato, se l'avete capito, capirete via via sempre di più nei vari incontri, in totale in realtà ne avremo 8, come vedete lì nel programma, è un progetto che mira, infatti si chiama incontri dibattito con gli studenti e degli studenti, che mirano a una partecipazione diretta, cioè non che cose devono essere
dialoghi in qualche modo, non devono essere qualcosa di cattedratico che viene qui, no? E espone, poi ascoltate come quelle papere, quelle galline che vengono alimentate in modo artificiale, no? Devono soltanto proiettare cibo, ingrassare, pasta, e non è questo. Noi vorremmo due poste attivi, se c'è qualcosa che non avete capito, c'è una qualsiasi impressione che volete fare, fatelo, perché ne sarò felicissimo. Sappiamo che questo si crea via via, ci saranno altri 7 incontri, in questi 7 incontri prenderete confidenza, capirete che non c'è nulla di male anche a fare una riflessione che può apparire banale, qualche, ma benissimo. Colloquiamo tra di noi, ci confrontiamo, tanto più che, anche questo è stato detto, ma ve lo ripeto e lo capirete in corso d'opera, la caratteristica fondamentale di questo incontro è che alla fine la tavola rotonda finale, avete visto che ci sarà il cinema massimo, quindi in un ambiente grande dove saranno invitati anche gli altri vostri colleghi dei vostri istituti, quindi non soltanto voi, circa 200, non so quanti siete, che partecipate a questo progetto, quindi avrete un pubblico numerosissimo di vostri compagni, ecco, su quel palco del massimo a fare la tavola rotonda di battere salirete solo voi. O meglio, i prescelti, diciamo così, tra di voi, o quelli che democraticamente eleggerete all'interno del vostro gruppo di istituto. Quindi, quello sarà un momento in cui sarete davvero gli unici e soli protagonisti. Cominciate a pensare chi dovrà salire su quel palco di nuovo. Ciò vuol dire che dobbiamo abituarci, non a dialogare tra di noi, perché altrimenti su quel palco magari sarà più complicato dibattere, riflettere, proporre delle interpretazioni di ciò che avete ascoltato nei 7 incontri precedenti. Detto questo, se avete fatto caso, il titolo dell'incontro di oggi prevede la resistenza e costruzione, poi diciamo così, il mondo globalizzato in una prospettiva storica. Quindi a me tocca parlare della prima parte di quel titolo, evidentemente, perché nell'intervento del professor Mattoccio si è parlato soprattutto della seconda parte. Qualcosa sulla globalizzazione però la dirò, perché ci tengo a dirla, ci tengo a dire la mia posizione, come dire, le mie idee, ciò che mi sono derivato ovviamente da anni magari di studio e di riflessione su questi temi storici. La prima di queste riflessioni è, come dire, fondamentale, contiene in sé tutte le altre e vi riguarda profondamente. Vale a dire che noi siamo abituati a vivere in una sorta di eterno presente, no? Viviamo dell'oggi, dell'immediato, ieri al massimo dell'altro ieri, del nostro immediato futuro, no? Viviamo in un'epoca in cui sembra che l'unica vera dimensione che ci appartenga sia quella del presente, dell'oggi, dell'immediato, dei nostri bisogni mentali, i nostri sentimenti, i nostri bisogni materiali, la nostra cerchia diretta di persone che ci riguardano, famiglia, amici, scuola, il nostro impegno dell'oggi. No? E in realtà, questo è il punto, se ci fermiamo al nostro esclusivo presente, no? Siamo come ciechi, diciamo così, no? Procediamo come quei cavalli, avete presente? A cui mettono le penne sugli occhi, no? Perché guardano soltanto avanti e basta. Noi siamo il frutto invece di una lunga sedimentazione del tempo, voi stessi lo siete, no? Siete nati da una famiglia, che a sua volta è una famiglia che si è formata dall'incontro di altre persone, di altre famiglie, venite da una genealogia, no? Familiare, nostri avi. Siete oggi qua tutti noi, io stesso, anche noi vecchi, siamo qua per lo stesso motivo. Siamo semplicemente un qualche anno più di voi, purtroppo per noi, ma siamo sulla stessa barca, passiamo, come dire, su questa terra, no? Siamo frutto di una genealogia lunghissima, potrebbe risalire alla notte dei tempi. Siamo noi oggi quelli che altri prima di noi sono stati. E quindi c'è una diretta e inestricabile interdipendenza tra il presente e il passato. Anzi, di più, c'è una inestricabile interdipendenza tra il presente, anzi tra il passato, il presente e il futuro. Non possiamo immaginare, cambiare il futuro in meglio, credo che voi lo vogliate fare, no?
vi volete accontentare di questo presente, un po' difficile, diciamo, no? Presente che offre al vostro futuro prospettive così, non chiarissime, no? Come sarà il mondo di voi quando sarete più grandi, sarete adulti, sarete chiamati a entrare nella società come professionisti facendo un lavoro, avendo magari incarichi anche pubblici o perfino istituzionali, adesso magari qui dentro c'è già per esempio il futuro sindaco di Pescara, adesso può essere, no? Per dire, no? O un futuro responsabile di decisioni pubbliche che incideranno sulla vita di tutti. Ecco, se questo futuro voi lo volete cambiare, e oggi non riuscite magari neanche a immaginarlo perché siete presi dal presente non proprio roseo per tutti noi, allora a questo punto l'unico modo è ricollegare queste tre dimensioni, il passato che ci appartiene a tutti noi, per quali siamo figli, il presente che viviamo, che però non esiste in realtà, esiste il presente secondo voi, quando notate, non esiste. È il momento in cui io parlo e dico no, punto, è già passato, è un secondo in cui non diciamo che ci tocca la vita, giusto? Quindi il fatto presente in realtà non esiste, è una convenzione che noi chiamiamo presente, che oggi per esempio ci fa sì che purtroppo per voi, o spero per fortuna, siamo oggi tutti insieme a condividere la prima tappa di questa esperienza. Quindi in realtà le due vere dimensioni sono passato e futuro, noi siamo in mezzo, oppure una navicella in mare che dobbiamo, no, portare in porto. Tutto questo vuol dire che il professor Mattoscio ha parlato di mondo globalizzato, che si può capire il mondo che vediamo oggi con le sue complessità enormi, no? Si può capire solo ed esclusivamente, non c'è un'altra strada, con la conoscenza naturalmente, è una conoscenza in prospettiva storica, sui lunghi tempi della storia. Nulla di ciò che avviene oggi avviene a caso, no? Magari ci sorprendiamo a volte di un evento, magari un evento drammatico, una guerra, perfino di un evento naturale, un grande terremoto, che incredibilmente ci sorprende, come se i terremoti non ci fossero mai stati da che esiste questo pianeta che abitiamo. Come se le guerre non ci fossero mai state, come se i conflitti etnici non ci fossero mai stati, come se i conflitti religiosi non ci fossero mai stati, potremmo farlo, non è che è infinito. Tutto ciò che accade in qualche modo è spiegabile, si può spiegare solo ed esclusivamente se lo guardiamo sui tempi, altrimenti siamo ciechi, come quei gattini ciechi appena nati, no? Che si muovono solo con altri sensi, no? Non hanno gli occhi per vedere. E procediamo quindi in modo confuso, viviamo, perché non è che non viviamo, ognuno di noi può tranquillamente vivere, come dire, fregandosene delle altre dimensioni, io non mi ho mai presente, però tutti noi viviamo anche in una nostra dimensione pubblica, no? Siamo cittadini, non siamo soltanto appartenenti al genere umano che casualmente sono nati in Italia nell'anno 1998, 97, 94, insomma, in un anno si è appunto, non riesce neanche a dire, con invidia pazzesca, sappiatelo, e il caso quindi ci ha sbattuto in un tempo, in un luogo, in un'epoca casuale, migliore o peggiore di altre, per la quale viviamo, passiamo la nostra vita, moriamo senza lasciare traccia, no? Il mondo, quando noi moriamo, in linea di massima rimane indifferente, giusto? Anche per alcuni grandi uomini, i quali muoiono, il mondo invece è peggiore. Quindi quando muore qualcuno vi dovete porre questa domanda, il mondo è uguale, indifferente, è peggiore, oppure addirittura, diciamolo, è migliore, giusto? Ma chiusa questa parentesi, ma riguarda in realtà quello che stiamo dicendo, cioè riguarda il fluire del tempo di tutti noi. Quindi se vogliamo avere gli occhi aperti sul nostro presente, capire che succede nel mondo oggi stanno succedendo cose di un certo rilievo che ci riguardano tutti, no? Guerre, appunto conflitti etnici, immigrazione, incontro, scontro, diciamo, addirittura, come si dice, tra civiltà diverse, ammesso che ciò abbia un senso e così via, no? E questo mondo noi dobbiamo capirlo perché ci riguarda. Io non so quanti di voi
alzando la mano, magari lo facciano capire, sono stato messo il naso almeno per una volta fuori dei confini italiani. Quanti di voi sono stati a testa? Almeno una volta. Nell'atto di tanto, io voglio capire il mondo in cui vivo, cioè non ci voglio passare da cieco e sordo e ignorante, lo voglio capire, voglio capire perché esiste l'Isis, sapete per l'Isis, i tagliatori di testa, no? Un video che magari ci sciocca, ma quel video lo capiamo e capiamo perché oggi accadono certe cose solo se ragioniamo con i tempi lunghi della storia, capiamo cosa c'è dietro. Da dove viene l'oggi, perché io voglio passare in questo mondo, un mondo difficile, complicato, globale, interdipendente, multiculturale, chi più ne ha più ne metta, lo voglio capire. Siete stati all'estero, quindi avete già andare all'estero anche solo per una gita scolastica, magari il tipo, no, oppure con la famiglia, in vacanza, voglio dire, andare all'estero da turisti, andare all'estero da turisti è una cosa facile, no? Ragazzi, andare all'estero da turisti è facile, non si può pretendere di comprendere il mondo diverso dal nostro, altre lingue, altre tradizioni, altre abitudini, qualche volta altre regioni, no? Altri modi di vivere, altre facies, altre belli, altri, no? Tratti fisici e così via, in 5 giorni, 3, 7, no? Breve passaggio, chiaro, però comunque ci apre la mente per andare all'estero. Capiamo che non esiste solo il nostro orticello italiano, o addirittura pescarese o francese, no? Che gli orticelli sono molti, molti di più, il mondo è grande, è complesso, complessissimo, che esistono gli altri, i diversi da noi, con i quali inevitabilmente ci dobbiamo confrontare. Questo è il punto. Altre generazioni potevano anche immaginare di vivere tutta la vita nel loro orticello. Che scopo, diciamo, nel mondo di oggi, per certi versi, è scopo, perché comunque potete anche decidere di vivere da ignoranti solo nel vostro presente, però il mondo viene da voi, vi bussa, qualche volta non educatamente, diciamo così, alla vostra porta, ma non nasconda la vostra porta, che è la storia, non sotto forma di tensioni sociali, di guerre, no? Di grandi catastrofi naturali, che però in realtà i due effetti negativi sono dovuti all'opera dell'uomo, no? Le grandi catastrofi naturali che oggi avvengono nel mondo sono al 70-80% e non lo essere della mare, sono dovuti all'opera negativa dell'uomo sul pianeta, così finita. La storia quindi bussa la nostra porta. Quindi o cerchiamo di capirla, di dominarla, di non essere vittime, oppure passeremo in questa faccia della terra come hanno una massa, no? Così, e di cui il mondo si dimenticherà molto presto, della cui esistenza si dimenticherà molto presto. Questo è il punto. Quindi questo è il primo vero messaggio che dobbiamo comprendere nell'incontro di oggi, no? Attenzione sempre ai tempi lunghi della storia, per capire, per vivere meglio e capire il presente, per progettare, programmare, vivere meglio di tutto. Questo vale esattamente anche per le vostre vite individuali. Voi nelle vostre vite individuali che cosa diavolo fate in realtà, se ci pensate, fate questo. Esiste il vostro passato, il primo amore, il primo bacio, il primo trauma, no? Un lutto, no? Quindi qualcosa di positivo.
positivo e qualcosa di negativo che segnano la doccia tua, che segnano le vostre vite, no? Le segnano in modo, avete un calendario preciso, sono convinto che il vostro grande calendario individuale lo conoscete benissimo, lo certo, ce l'avete in mente, magari lo scrivete in un appunto, in un diario, sul PC, no? Provare a fare la struttura esattamente la stessa cosa anche per i grandi eventi di memoria. Oggi voi avete la fortuna, la grande fortuna, diciamo, il caso, ma non è il caso, la vostra genealogia, appunto, genetica, vi ha fatto nascere in questo tempo e in questo paese, vi ha fatto nascere in Italia. Nonostante tutti i problemi italiani di cui ci riempiono spesso sconsideratamente le orecchie e si riempiono la bocca i commentatori della televisione, sempre che viviamo in un paese disastrosamente sull'orlo dell'abisso, come è vero, certo, che l'Italia abbia sei gravi e annosi, sarà bella la parola annoso, ci indica dei punti che dicevo, no? Problemi che vengono da lontano per l'Italia, questo è indiscutibile, no? Che sia un paese strano, il nostro, che potrebbe, come dire, essere molto, molto più civile di quanto è indiscutibile. Però ci sono ragazzi come voi che sono andati in Siria, in Bangladesh, nel Mali, devo continuare, no? Faremo delle tantissime. I ragazzi, il cui caso genealogico ha voluto che nascesse in posti molto, vi assicuro, molto, 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 eccetera, eccetera, drammatici, in situazioni molto più drammatiche di quelle che viviamo noi, non dico come tutti noi, che sentiamo, perché se no non ci capiamo, dobbiamo ristabilire come dire l'ordine delle cose a livello globale, se no parliamo di globalizzazione, poi non capiamo. E ci lamentiamo di questo. Sporchiamoci di questo abito sbagliato. Un ragazzo del Mali, come dire, sì, un nervosimento un po', se un ragazzo italiano va a dire ma come sta umanizzato, no? Però non si capirebbe come mai ancora oggi, nonostante tutto, c'è gente che muore attraversando il Mediterraneo sul barcone per vedere quanto un po' arte non solo, ma anche in Italia. Ciò che muove le persone a rischiare la pelle in giro per il mondo è la ricerca, quella che gli americani chiamano il diritto alla felicità, che tutti noi abbiamo, no? Tutti noi abbiamo il sacrosanto diritto alla nostra felicità individuale, che però può essere tale se non c'è una felicità, tra virgolette, un benessere, una vita migliore, di gruppo, di comunità, di larga scala. Qui noi abbiamo poi comunque la fortuna di nascere in un paese, come dire, che ha delle basi democratiche, un paese in cui sono consentiti una serie di libertà, negli stili di vita, nel pensiero, nella parola, nelle intraprese economiche, così. Queste libertà ci vengono, non è che ci vengono, come dire, dal caso, nascono come i funghi una notte di pioggia in un bosco, no? Ci vengono dalla storia. Ci vengono da una storia drammatica, da una storia sanguinosa, una storia durante la quale altri prima di voi, nel vostro albero genealogico, sono morti, perché noi oggi possiamo democrazia. Quel binomio del titolo, resistenza e costituzione, ci dice che la Costituzione italiana, che oggi rappresenta, come dire, le regole del gioco della nostra democrazia e ci consentono a tutti noi di vivere in democrazia, nascono da una precisa storia. Nascono dall'evento fondante che è la seconda guerra mondiale, che a sua volta nasce da altri eventi fondanti, cioè dalle grandi dittature che nel cuore del Novecento ci sono state in Europa, in particolare il fascismo, che è stata la dittatura che abbiamo conosciuto noi italiani, e il nazismo, che è stata la dittatura che abbiamo conosciuto i tedeschi. A un certo punto queste due dittature si sono, come forse qualcuno di voi sa, alleate per ragioni ideologiche e per ragioni politiche, diciamo così, di politica internazionale, sono andate in qualche modo alla conquista dell'Europa. A un certo punto la seconda guerra mondiale, se
chi di voi non l'ha ancora studiato, ma studierà, è stata un grande momento di svolta della storia mondiale perché si sono combattuti. La cosa ovviamente molto più complicata, la sto semplificando in modo così, un pochettino anche imbarazzante, ma lo dobbiamo fare. Si sono combattute, è stata una guerra in cui si sono combattute di fatto due visioni del mondo. Una, che possiamo chiamare nazifascista, che era una visione del mondo che prevedeva, come dire, la supremazia di un'elite, fatta di, diciamo, un'elite politica, un'elite razziale, diciamo così, un'elite economica, un'elite di classe e così via, rispetto ad altre, quindi un sistema, diciamo, di ordine del mondo di tipo gerarchico, in cui c'è chi comanda e nasce per comandare e c'è chi nasce per ubbidire e viene sottomesso addirittura schiavizzato. Questo che ci dice, in termini relativi, che la popolazione mondiale tra la prima e la seconda guerra mondiale è aumentata in modo esponenziale. Cioè la grande guerra è stata anche un enorme moltiplicatore tragico e perverso di accelerazione della storia, no? Sul piano tecnologico, sul piano delle comunicazioni di massa, sul piano della massificazione della storia e anche sul piano democratico, perché evidentemente una guerra di quel genere ha prodotto, è naturale, un istinto alla sopravvivenza, in qualche modo, del genere umano, che ha prodotto voglia di vivere, possiamo dire così. E la grande guerra rimane inevitabilmente, qualcuno di voi forse la sta già spiegando, la spiegherà, inevitabilmente quell'evento da cui tutto parte, la nostra modernità, quella che più ci appartiene, quella del Novecento, di cui tutti siamo figli, nonostante viviamo il secolo vuoto, il ventunesimo, non ce l'ha già impresa, tutto parte dalla grande guerra. Quindi comunque la seconda guerra mondiale è stata una terribile fucina di morte e di cambiamenti a livello globale, sono scontrate queste due visioni del mondo, una quella nazifascista e un'altra che hanno una cosa democratica, che si basava e si basa sulle stesse basi sulle quali si basa oggi noi viviamo ogni giorno, cioè un sistema liberale democratico costituzionale in cui ci sono dei diritti, una serie di diritti, tutti voi, io e voi, allo stesso livello godiamo, però insieme abbiamo un sistema di doveri a cui siamo chiamati come cittadini, se vogliamo che questo sistema di libertà funzioni. Ogni sistema si fa su contrappesi, anche la vostra vita se ci fate caso, individuale si fa su contrappesi. Io sono come sono, ho un certo carattere, magari un carattere un po' difficile, mia madre, mi scontro con mia madre che a sua volta ha un caratterino niente male, ci scontriamo, allora c'è un sistema di contrappesi che dobbiamo mettere in atto, no? Io cedo su qualcosa, comprendo le sue ragioni, chiedo lo stesso, no? A mia madre, ci comprendiamo, non litighiamo, ma alla fine ci comprendiamo e nascono i rapporti che sono fecondi non perché nascono da tensioni che possono essere anche positive, no? La nostra vita stessa è fatta di queste tensioni positive e così avviene nelle comunità statuali, esattamente la stessa cosa. Contrappesi sono i nostri diritti che abbiamo, sono sacrosanti, ma i doveri che tutti noi dobbiamo giudicare per far sì che tutti possano godere degli stessi diritti. Quando voi sabato sera, anche per venerdì sera, ma non è il giovedì, il weekend o la vita, non può stare. Il weekend sarà, la settimana non sarà un week, se non sarà tutto il weekend, si chiamerà cambiato il termine inglese. Fate casino sotto le finestre delle povere persone che vorrebbero dormire. Carità, qualcuno di voi sì. E voi in quel momento che siete citati un vostro diritto al divertimento, ledete contemporaneamente il diritto speculare contrario identico al vostro, e invece magari alle 4 o 9 di mattina, per la domenica, per il sabato, forse avrebbe diritto di riposare, no? E allora dobbiamo trovare un sistema di contrappesi che consenta a voi, giovani, con sacrosanto diritto legittimo, di divertirvi tra voi e a una persona un po' meno giovane, ma anche un giovane che è già diventato a casa e magari la mattina la domenica deve lavorare, o anche se non deve lavorare, tutto fa, come vedete il modo è complicato, ma
è fatto tutto di interdipendenza e interrelazione, esattamente come i rapporti tra gli stati, in modo globalizzato, uguale, guardate le nostre vite individuali, le nostre, lo spazio pubblico collettivo, dal punto di vista del metodo, si muove esattamente con gli stessi interessi. Solo i muri sono poco complicati, quelli globali e i nostri, permettetemi di dirlo, credo che quei problemi siano i problemi del mondo, sono problemi ovviamente assai meno importanti, credo che sia, ma dal punto di vista del meccanismo per lo stesso. Tutto questo per dire che diritti, doveri, libertà, la fortuna che abbiamo di essere nati in Italia ci vengono dalla Costituzione, ci garantisce questo sistema. Cioè non c'è nessuno che, come in uno stato di dittatura, in uno stato dittatoriale, come poteva essere sotto il fascismo, sotto il nazismo, sotto l'Unione Sovietica, e come in tutte le dittature di tutti i tempi, non c'è nessuno che ci viene a dire, tu adesso stai qua stamattina, oggi non esci di casa, dietro il vino usci di casa perché c'è un po' di fuoco deciso da fare. Questo accade quando non c'è libertà, non c'è democrazia. La Costituzione che ci garantisce questo appunto non nasce come un fumo, ma nasce dalla sconfitta durante la seconda guerra mondiale dell'opzione nazifascista. Questo è tutto. Diciamo che hanno vinto quell'alleanza composita come per ogni alleanza di stati che volevano assicurare all'Europa e al mondo un futuro in linea di massima, ma non possiamo specificare meglio, sarebbe troppo complicato, in linea di massima democratica. Questo è il punto, questa è la grande partita che si è giocata durante la seconda guerra mondiale. Se avessi vinto il nazifascismo, voi credete che staremmo qui a dialogare tra di noi? Difficile. Voi siete 220, anche qui vorrei far alzare la mano, non potete in questo caso perché non lo sapete, ma probabilmente una larga percentuale di voi non esisterebbe sulla faccia della terra. Sempre. Perché i vostri avi, il vostro albero genealogico si sarebbe interrotto ancora. Aspettiamo che avesse vinto il nazifascismo, sarebbero stati eliminati direttamente, magari nelle camere a gas, o chiusi in campo di concentramento, oppure farti lavorare in modo coatto come schiavi. Sapete che ci sono stati centinaia di migliaia di milioni di uomini che hanno lavorato per le industrie tedesche, per esempio, le industrie che oggi vanno per la maggiore, non so, la Siemens, quanti di voi hanno prodotto Siemens a casa? La Siemens è la grande industria tedesca che ha fatto più profitti grazie alla Siemens, utilizzando il lavoro di milioni di schiavi. Però questo ovviamente nessuno lo dice, e il signor Siemens, tra virgolette, oggi è ancora molto potente. E potremmo proseguire un elenco lunghissimo di grandi industrie, di gruppi finanziari, banche che hanno lucrato sul sistema nazifascista. Chiuso parentesi. Quanti di voi oggi non ci sarebbero? Perché i vostri amici sarebbero stati uccisi, perché considerati esseri inferiori, appartenenti a generi, razze, tipologie umane più inferiori. Questo è il punto. Oppure sarebbero morti perché inevitabilmente un sistema come quello nazifascista avrebbe creato altre guerre. Inevitabilmente, no? Perché l'istinto in qualche modo, no? Di sopraffazione che caratterizza i sistemi antidemocratici. Perché nonostante tutto, anche di questo non ci dobbiamo dimenticare, come sono, meno? Ok? Anche di questo non ci dobbiamo dimenticare. Noi veniamo da circa 70 anni di pace in Europa dopo la seconda guerra mondiale. Pace relativa, eh? E non è che non ci siamo stati conflitti all'interno, diciamo, dei confini europei largamente intesi. Basti pensare soltanto alla terribile guerra, diciamo, civile che insanguinò per molti anni la ex Jugoslavia. Sapete? C'è stato un conflitto terribile tra, diciamo, nazionalità diverse che componevano la ex Jugoslavia, tra croati, serbi, bosniaci. Qui a due passi da noi ci divide solo il mare, ma in linea d'aria siamo a 120-130 km in linea d'aria da quella guerra. E qui vediamo un pedalo
con grande fatica e incapacità di usare le gambe, arriverà un dopo di giorni dall'altra parte della via. No? Ci sono state varie altre focolai di tensione, oggi in Ucraina e così via, adesso questo non posso parlare di questo, non ci porterebbe lontano, ma di fatto la seconda guerra mondiale, il sistema liberale democratico, la stessa Europa, no? Che adesso è diventata Unione Europea, che a metà degli anni 50 cominciava a funzionare come Unione, come comunità tipo, come dire, economico, la stessa Europa ha garantito, nonostante tutti i problemi, nonostante tutto ciò che vi dicono dell'Europa, che l'Europa dei banchieri che non funziona, tutte le critiche anche legittime che possiamo fare a questa idea dell'Europa che oggi c'è e che vorremmo diversa, nonostante tutto questo, dobbiamo fare una cultura mentale, come dicevo prima, e capire che noi viviamo in un'epoca felix, come avrebbero detto in tempo, felice. No? Comunque, nonostante tutto, l'Europa non ha mai conosciuto un periodo di pace così lungo nella sua storia. Così è. E da questo dobbiamo partire, dal bicchiere, se vogliamo, mezzo pieno, e non dal bicchiere mezzo vuoto. Come no? Sapete, quando c'è un bicchiere pieno a metà, quindi lo si può guardare in due modi. E chi dice che è bello, un mezzo bicchiere d'acqua lo bevo, e chi dice, madonna, non si può casco, se stiamo la sede. No? Quindi alla creazione, alla nascita della nostra Costituzione, quindi alla nascita della democrazia italiana, perché noi viviamo nel primo vero esperimento democratico dell'Italia Unita, l'Italia significata, come forse sapete, nel 1861, è stata l'ultima grande area nazionale europea a unificarsi, esclusa la Germania, che si sarebbe unificata 10 anni dopo di noi, ma la Germania ha una storia a sé, molto diversa da quella italiana. Siamo stati gli ultimi, di fatto, a diventare una nazione indipendente, uno Stato indipendente che unificò tutti i 20 stati per l'Italia e la penisola italiana, quindi siamo nati solo da 150 anni, è pochissimo, ragionando sui tempi lunghi della storia, e in questi 150 anni non abbiamo avuto una sola vera democrazia, la nostra. Ha dei difetti questa democrazia? Sì. Ha dei limiti? Sì. Ha delle cose che non ci piacciono? Sì. È una democrazia? Sì. Sì. Poi, non lo sapete, non lo sapete, figuriamoci, se può piacere a me, non sono più vecchio di voi, sapete quanto ne ho visto, potrei fare una lista lunghissima, ieri c'è stata la corsa con lo sole, quindi voglio che basterebbe. Ne abbiamo gli scheletri nell'armadio della democrazia italiana, di cui avremmo parlato. Eppure, bicchiere mezzo pieno, ripartiamo dal fatto che abbiamo la fortuna di vivere in una democrazia. Noi italiani quella democrazia ce la siamo anche in qualche modo costruita, questa costruzione, perché siamo stati liberati dal nazifascismo, certamente dagli eserciti alleati. Nella seconda guerra mondiale sapete che hanno combattuto in Italia l'esercito britannico, formato dagli inglesi, australiani, neozelandesi, canadesi, indiani e così via, e dall'esercito americano, meglio statunitense. No? Quindi quella guerra, come dire, l'hanno vinta gli alleati, alleati dell'Unione Sovietica, come sapete, no? E allora era questo il sistema di alleanza, però noi italiani, attraverso la resistenza, l'altro termine, che avete visto nel titolo, abbiamo contribuito a sconfiggere il nazifascismo. Ci sono state decine di migliaia, le ultime ricerche storiche parlano di un totale di circa 250.000 italiani, tantissimi, che hanno in qualche modo, in vario modo, non soltanto con le armi, contribuito alla sconfitta del nazifascismo. Questa è stata la resistenza, affermare l'idea che ci potesse essere un'Italia diversa e migliore, un'Italia democratica che fosse non appunto diversa dal nazifascismo, ma addirittura opposta, basata sulla democrazia, sull'uguaglianza, sui diritti costituzionali e così via. Questo è il punto che dobbiamo sempre pensare, che non siamo, come dire, figli di nessuno e figli del nostro presente, ma siamo figli di qualcuno che prima di noi si è battuto addirittura armi in pugno per affermare la democrazia contro la dittatura del nazifascismo. Sicuramente nelle vostre famiglie, nel vostro albero genealogico, c'è qualcuno che è stato protagonista di quella storia,
della seconda guerra mondiale, tra i due soldati, oppure della resistenza, come resistente, oppure ha fatto qualcosa anche non ha impugno per sconfiggere il nazifascismo. Qualcuno può essere morto, non so, qualche vostro nonno, avete dei nonni che non avete in quanto morti nella seconda guerra mondiale, qualche nonno. Io ragiono con la mia, purtroppo, tattica, e non si dice e non parlo. E la storia che ci riguarda direttamente, che trasuda ancora lacrime e sangue, perché è accaduta una settimana fa, la giornata di termini storici, 43, 44, 45, non la so, 70 anni. L'anno prossimo, 2015, l'Italia dovrebbe, non dico dovrebbe festeggiare, celebrare degnamente i 70 anni dalla fine della seconda guerra mondiale, quindi dalla riconquista alla libertà. L'anno prossimo, ancora 2016, saranno 70 anni, 1946, da che gli italiani scelsero la Repubblica. Prima l'Italia era una monarchia. Passaggio fondamentale e decisivo per la costruzione della democrazia della quale viviamo. Allora non c'era democrazia senza Repubblica, che Repubblica, come sapete, vuol dire res pubblica, vuol dire le cose pubbliche gestite dai cittadini formalmente alla pari. Noi viviamo in un sistema formalmente, non sostanzialmente, di parità e di uguaglianza. Questo è il punto. Chiudo perché ho finito. Cosa ci insegna di tutto questo che ho cercato di dire? È che dobbiamo guardare le cose in prospettiva storica. Esattamente come il mondo globalizzato lo capiamo solo se ragioniamo con lo sguardo lungo della storia e non con lo sguardo mio per il presente, allo stesso identico modo capiamo la nostra democrazia e impariamo ad apprezzare nei pregi, questo è il punto, pur non evitando di criticare i difetti e di vederli, possiamo farlo solo se capiamo che abbiamo una storia dietro, veniamo da qualcuno che è morto per permettere a noi oggi di stare qui in libertà. O per tutto questo poi cosa ci dovrebbe portare? Cosa ci dovrebbe portare a realizzare un futuro migliore? Il legame del passato, presente e futuro. Tutto questo non è fine a se stesso. Serve a far sì che questo benedetto paese che è l'Italia, nonostante tutti i suoi difetti, possa un giorno dire quando sarete voi a dover prendere delle decisioni pubbliche, arriverà la vostra generazione che sarà chiamata a dovere, non soltanto al diritto, a dovere prendere decisioni pubbliche in tutti i campi, politici, istituzionali, economici e così via, da dove che voi possiate prendere decisioni migliori per rendere migliore questo paese, quindi voi vedete tutto corpo, no? Ha anche una sua utilità per voi e per le future generazioni, questo è il punto, cioè dovete capire questo, non stiamo parlando qui, poi qualcuno forse lo può fare in modo un po' più palloso, diciamo, che resa un po' più guarda, qualcuno lo può fare in modo invece più accattivante, ma la sostanza è questa, non siamo qui a parlare di cose inutili, del vuoto o di aria fritta, stiamo parlando di voi, intesi come italiani, intesi come europei, intesi come appartenenza al genere umano, si vive questo pianeta ormai, villaggio globale e globalizzato. Stiamo parlando quindi della qualcosa che a breve direttamente riguarda. Questo è il punto. Se voi riuscite a capire questo, forse riuscirete a seguire questi altri sette incontri, anzi altri se in realtà è l'ultimo saremo voi protagonisti in modo diverso, però state facendo qualcosa come dire in modo di distrarre dall'ordinaria vita quotidiana di classe, dal letto, dalla didattica quotidiana di classe, non è esattamente la stessa cosa, state preparando, così vogliamo dire, il titolo di vostro futuro. Mi piace molto questa cosa, ci ha permesso
messo al centro la necessità e l'urgenza di conoscere il passato per progettare il futuro. Penso che Mignano, oltre che essere il presidente della biblioteca provinciale, per il presidente dell'ANPI, l'ANPI, ragazzi, sapete che cos'è? Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Ha un senso che una persona relativamente giovane sia presidente dei partigiani d'Italia, che funziona, non ci sono più tutte le persone fisiche, però l'associazione, la memoria, la storia dei partigiani, che sono coloro dai quali è nata la Costituzione, Enzo lo diceva, esiste, è viva, Enzo è il presidente a Pescara, un pochino se ne scrive in mano. Che l'Europa dà
noi di tre minuti possibile ci contato con la loro richiesta mezzo non c'era che si